Deborah Di Meo, Cosmaker. Ciao, con questo video voglio mostrarvi la differenza dei dettagli, dei particolari della cintura di terza generazione, ok? A confronto con la seconda. La prima ormai non la prendiamo più nemmeno in considerazione, ok? Quindi vi spiegherò nel dettaglio proprio, mostrandovi proprio dei close up, che differenza c'è in questa nuova cintura upgradata. Tutto questo grazie ai preziosissimi consigli, dettagli, immagini del preziosissimo Luke Daly, senza i quali io non avrei potuto tirar fuori la cintura di terza generazione. Andiamo a vedere nel dettaglio la base della cintura di seconda generazione. Presentava uno strato di pelle vegetale, quindi dura, dipinta sui bordi per trovare il giusto colore della parte superiore, che invece era conciata al cromo, quindi più morbida. E questa era la seconda, cioè la cintura di seconda generazione. Vediamo la base invece della cintura di terza generazione, non più in vegetale la concia, ma è in cromo, quindi morbida e con la grana, con la texture sopra, e sopra il suo solito strato della stessa pelle. Quindi si presenta molto più morbida della prima, e sotto c'è quello che si richiede visivamente, la banda di cotone. Tutta la lunghezza della cintura presenta la banda di cotone sotto, cosa che prima non c'era. A cosa serve la banda di cotone? Allora, per sostituire la pelle vegetale, che è dura di per sé, perché sennò vedete com'è elastica la pelle conciata al cromo, la banda di cotone fa sì che la struttura base resti rigida, ma rigida nel senso non sia elastica. Adesso entriamo nello specifico. In particolar modo voglio portare l'attenzione ai loop, dove ci vanno le cartucce. Adesso, come potete vedere, il loop è stato usato sempre la pelle morbida con la grana, ok? E non quella vegetale liscia come avevo prima. Ho portato il dettaglio dell'incisione ancora più verso i bordi per avvicinarmi appunto alla serie televisiva. E poi, come vedete, presenta una sola cucitura e ha il riquadro, cioè praticamente il livello sopra ha un foro quadrato che va a circondare i loop. Questi si ripetono qui, qui e qui, dove ci stavano anche prima. Adesso vi faccio vedere la differenza con la cintura di seconda generazione, come erano fatti. Ecco qua. Scusate, qui ho una fondina, allora la metto sotto. Eccoci qua. Allora, prima c'era la pelle vegetale, i loop uscivano da qua, ok? Ed erano con un taglio, venivano inseriti, ok? Ed erano rigidi, perché di pelle vegetale, dura, non avevano la grana com'è. E invece qua abbiamo la pelle, ok? Qua io avevo già cambiato l'incisione, ma prima era quel millimetro più giù. Vediamo allora come si presentavano prima, come si presentano adesso dentro la cintura e come risulta morbida. Con questa è un po' più difficoltoso. Veniamo adesso alla deep pouch, al cilindretto, alla borsetta con la forma di D. Allora, prima veniva messa con un loop dietro, quindi con un cinturino, ok? E veniva cucita. Adesso invece viene rivettata e viene incollata.
otteniamo la forma D con un pezzo di pelle vegetale, quindi rigida, dritto e uno a semicerchio. Altro piccolo dettaglio sono i due rivetti in gunmetal, la finitura, anziché cromato, diciamo, ok? Poi vi faccio vedere la fibbia. A questo settore colorato di nero, cosa che prima non c'era. E come vedete il loop, questo sempre rigido, questo con la stessa grana. Sotto abbiamo aggiunto il dettaglio, che prima non c'era, del velcro, che se lo guardiamo di qua trova la sua parte femminile qui, che qui invece non c'era. Ok? Adesso vediamo il laccetto che va sulla back plate. Prima si presentava così, qualcuno aveva anche il taglio dritto ad uno strato, diciamo. Adesso è a doppio strato, così che si può vedere pelle dentro e fuori, cosa che prima non era possibile. L'altra accortezza, che se non ve lo dico non si vede, ma pare che la cintura in questione presentasse in un pollice 6 cuciture e ho tarato la macchina. Qui sono arrivata a 6 e mezzo, ma diciamo dai, dicano che dalle 6 alle 8 viene passata. Io sono a 6 punti e mezzo per un pollice. Veniamo adesso alla fondina che ha visto più cambiamenti lei di non so cosa. Allora, vi faccio vedere, la forma l'avevamo già raggiunta perché quando Luke ha rilasciato la possibilità appunto di comprare la forma da mettere dentro, avevo già cambiato questa forma, però mi è stato fatto notare di Luke ed ho arrotondato meno questi bordi ed ho svasato il loop che va sulla cintura, allargando quindi questo spazio, ok? Poi che cosa è stato fatto? Prima mettevo un solo, ve lo faccio vedere da qua, un solo strato, diciamo, ok? E veniva cucito qui, prima veniva cucito qui. Adesso è doppio, non so se si vede, incollato, è doppio. Ed è cucito due volte perché è così che deve essere fatto e poi così lo si inserisce meglio qua. Adesso viene fornita la forma completamente incollata, ok? E al suo interno viene foderata per evitare che il blaster si possa graffiare. Ok? L'altra differenza è come da manichino, l'ultimo lato sta dietro la fondina, non è incluso nel mezzo a queste due parti qua. Eccola qua. Qui ormai questi sono tutti i dettagli solo della cintura. Da domani vedremo i dettagli aggiunti e cambiamenti sulla bandoliera. Lei addirittura sarà un po' più piccola come per regola mostrano le immagini della serie, i manichini che abbiamo visto e le varie discussioni. Vi ringrazio per l'attenzione, a presto.